Eccoci con un giovane di questo Fondicalcio. Ogni tanto bisogna, anzi, no, spesso dobbiamo parlare dei giovani che è il futuro del calcio provinciale e regionale. Dunque, Crecchia, difensore appunto centrale di questo Fondicalcio, quota under ancora, ma chiaramente essendo un 2001. Come si prospetta quest'annata? Mi sembra che si è partiti così e così, adesso sembra che sta andando tutto per il verso giusto. Sì, all'inizio col Borgo Armato eravamo partiti bene, poi anche con il Borgo Sabotino eravamo andati molto bene. Abbiamo avuto due prove d'arresto, due battute d'arresto, anzi qui in casa con il Sonnino e poi con il Faidi, mentre con lo Scauri ci siamo ripresi. Io personalmente sapevo che sarebbe andata bene perché abbiamo parlato tanto con il mister e con lo Scaro è stata una partita per me perfetta, perché sia dal punto di vista tattico non abbiamo sbagliato niente, dal punto di vista mentale invece è stato un approccio perfetto e questo ci ha aiutato tanto il mister che ci ha, in maniera molto breve, in maniera molto diretta, ci ha detto quello che dovevamo sistemare, soprattutto a livello, ripeto, di testa. E spero vivamente, però le carte in regola le abbiamo, di fare un bel campionato e di toglierci tante soddisfazioni. Quest'anno, anche perché quest'anno ci sono un po' di senior in più, quindi sicuramente la qualità si è alzata, insomma, no? Soprattutto poi con i senior, per noi under è molto bello perché comunque ci trattano, possiamo dire, come dei figli, ci fanno capire quello che dobbiamo aggiustare, cosa dobbiamo aggiustare, come migliorare. Io personalmente, ad esempio, con Panella, Leonardo, che è compagno di reparto, mi trovo molto bene, che lui mi sta aiutando tanto, insieme a Matteo Oliviero, e insomma è un bel gruppo, un bel organico, una bella atmosfera. Poi c'è il bomber lì avanti che Sì, comunque Fanelli. ogni domenica è un gol, no? Sì, Fanelli ormai diciamo che è una certezza, ma io già lo conoscevo prima e sapevo che ci avrebbe aiutato tanto. Poi anche lui con i giovani perde tanto tempo proprio per farci migliorare e cacciare il meglio di noi. Questo è lo spirito giusto per crescere, insomma. Sì. Allora, domenica si va contro la Don Bosco, è una squadra che sta sicuramente avendo dei problemi, ma comunque si gioca lì in casa loro, quindi è Sì, è una complicato, partita, penso. sarà una partita molto molto impegnativa, soprattutto perché non ci troviamo in casa, ma ci troviamo in casa loro e dobbiamo affrontarla al massimo dando tutto e per tutto per i 90 minuti della gara. D'accordo, mi sembra che tutto, in bocca al lupo. Ciao, grazie.